Ragazzi, buon modo day e benvenuti nell'ultimo episodio di Project Playtime, stagione 1 se vogliamo. Io ho registrato poco fa l'episodio su Boxybu che purtroppo durerà un po' di meno, probabilmente pure questo durerà meno del solito. Concludiamo con lo specialista, proprio tanto per fare un finale di stagione incredibile. Ne ha trovati 5 su 7, forse sono stato fortunato. Comunque, dicevo, incredibile, l'episodio di poco fa con Boxybu, abbiamo fatto la prima partita che, vabbè, è stata niente. La seconda partita è stata bella tosta e me la sono giocata bene, ho imparato un pochino a usare Boxybu, soprattutto per quanto riguarda i salti, ma come dicevo nell'altro video, a me Boxybu non mi piace, non riesco a farmela piacere in nessun modo e secondo me è la più debole di tutte e tre. Ha un range di attacco bassissimo, la sua abilità che grabba è utile fino a un certo punto. Ci vogliono 6 colpi per ammazzarne uno, quando Waggy Waggy e Mammy Long Legs ce ne vogliono 3. Questa cosa è proprio la cosa più sbagliata del mondo e la sua abilità dello scatto non riesco a farmela piacere. Per quanto mi riguarda è la più debole dei tre. Poi magari se tra di voi c'è qualche skillato di Boxybu mi spieghi come si usa. Avete visto pure voi le manine e poi disconnessione, va bene? E ovviamente la partita di prima che stava andando così bene è finita con la disconnessione da Project Playtime. Mancavano, mi pare, 2 pezzi a loro o uno, non mi ricordo. Però li avevo colpiti un sacco di volte e ovviamente poi la disconnessione sus ha rovinato il programma. Comunque, oggi siamo in 2, c'era scritto 5 su 7. Ovviamente, ragazzi, c'è una parte di me che, come dire, rosica del fatto che il gruppetto di prima che ho affrontato con Boxybu era molto forte. Il gruppetto di adesso, come dire, è già persa, capito? Quindi, se fosse stato un finale di stagione con la vittoria pure come specialista, ragazzi, sarebbe stata la cosa più bella dell'universo. Però, purtroppo, non sarà così. Come mai quella di qua che non mi ha attaccato? Ah, perché sto laggando. Ragazzi, il tempo sta scorrendo al contrario, non so se lo vedete sopra. Stavo dicendo, ragazzi, poteva capitarmi il gruppo di prima. Il gruppo di prima non era male. È stato un combattimento potente con Boxybu, quindi dico io. Potevano capitarmi quelli di prima. Ma sai del bello se vincevamo l'ultima partita dell'ultimo episodio di Project Playtime? Sarebbe qualcosa di clamoroso, incredibile, ma non penso funzionerà mai questa cosa oggi, ragazzi. Io sto laggando, ragazzi, a una velocità imbarazzante, ve lo dico. Il fatto che nessuno si sia fatto colpire non so se è un buon segno, ragazzi. C'è qualcosa di sus, ragazzi. Non capisco se questo Akiwoki ci vuole far vincere. Ok, ragazzi, ho aiutato quel tizio a fare il puzzle. È esattamente quello che è successo un attimo fa con la partita con Boxybu. Di colpo così, boom! Come dicevo nell'altro video, mi mancherà questa emozione incredibile di Project Playtime. Riproviamo, ragazzi. 5 su 7, come so? Vabbè, diciamo c'ho ancora mezz'oretta, vediamo un po'. Ragazzi, preghiamo il Godo prima che la partita inizi. Godo, fammi trovare un gruppo forte. Se finisco la prima stagione di Project Playtime con una vittoria da specialista, io impazzisco. Ragazzi, mi impegnerò al massimo, lo giuro. Ragazzi, attenzione, attenzione, sono tutti skillati. Attenzione. Sono tutti skillati. No, ti prego. Allora, sono tutti skillati, eh. Oh, questi sono forti, eh. Non ci posso vedere, ho trovato un gruppo di tizi forti. Allora, cerchiamo, ragazzi, di impegnarci al massimo per sopravvivere, ma soprattutto per aiutarli, eh. Oh, questi sono tutti skillati, eh. Ti prego, non mi laggare, eh. Skin uguale bravura, eh. Quindi, siamo contro una Mammy Long Legs palese. Ragazzi, già una parte su 6. Allora, posso dire una cosa? Io sono tentato di stare nascosto e far fare tutto a loro, perché non vorrei rovinare tutto. Tra l'altro, mi sa che quello col costumino da Giwaggi, sono abbastanza sicuro che è lo stesso che ho incontrato con Boxybu. Io sto veramente, ragazzi, col culo strettissimo, pregando che la connessione regga, perché 2 su 6, ragazzi, potrebbero essere veramente forti. Sì, ragazzi, lo so, non sto facendo praticamente niente, ma non voglio rovinare questi ragazzi, quindi veramente me la sto camperando tantissimo. Ma va bene così, ragazzi. Sta laggando, ragazzi. Sta laggando tantissimo. No, ragazzi, vedete che faccio i passetti al contrario. 4 su 6. È assurdo. Sto facendo schifo, lo so. Lo so che sto facendo schifo. Ma voi non potete capire. Sono 12 episodi che provo a vincere. E ogni volta che mi sono impegnato è finita male. 5 su 6, ragazzi. Ha messo l'abilità che le porte si aprono istantaneamente, eh. 6 su 6, ragazzi. Ragazzi, veramente. Ragazzi, veramente? Che devo fare, ragazzi? Il treno! Ragazzi, il treno! Mi devo piangere! C'è questo, c'è tutto! Fatemi entrare! Mi prego! Mi viene a piangere! Non ci posso credere! Ma non c'è neanche un'animazione! Grazie, Godo! La sono
niente. Lo so, ho fatto schifo. Non importa. Voi non potete capire che vuol dire morire miliardi di volte. Come specialista, per una volta che ho trovato un gruppo bravo, fate voi. Ragazzi, per me l'episodio può finire qua. Ne facciamo un'altra così, tanto per... Però va bene così, ragazzi. Non mi importa più niente. Sono euforico, sono veramente euforico. Facciamone un'altra, però io sono a posto così. Ragazzi, sono gli stessi di prima. Di nuovo Nightmare, Caronte e compagnia. Per me va bene così, però io mi aspettavo almeno un'animazione, cavolo. Possibile che non c'è un'animazione neanche quando vinci sto gioco? Dovrebbe scoppiare la playtime quando tu vai via col treno. Però questo è il più bel momento di tutto Project Playtime, non ci posso credere. Ho vinto una partita del Project Playtime, non ci posso credere. Ho camperato malissimo, ma va bene così, ragazzi. Va bene così. La gloria di dire ho vinto una partita su Project Playtime. E comunque un enigma, due enigmi li ho fatti pure io, quindi... Allì, il resto hanno fatto tutto loro, però va bene così. Però un ragazzo mi aveva detto che c'era un'animazione. Mi aveva detto c'è l'animazione di voi che andate via col treno. Io sta cosa non l'ho vista mai nella vita, ma va bene così. Finale di stagione 1 di Project Playtime, mamma mia. Mamma mia. Che la fase 4 porti godo come questo finale. Questo è uno dei punti più alti di tutti i gameplay che ho portato fino adesso, ragazzi. A mani basse. La soddisfazione che sto provando in questo momento è che non avete idea. Skinnati uguale skillati, non c'è niente da fare. Questa non me la carica neanche, ragazzi. Ora il gioco andrà contro di me in una maniera che non avete idea. Ma va bene così, ragazzi. Sono felice. Sono veramente euforico. Questi stanno a giocare, mi sa, ragazzi. Li sentite i suoni? Stanno già risolvendo gli enigmi senza di me. Quanto è iconico che ho vinto l'ultima partita della prima stagione di Project Playtime. Quanto è iconica questa cosa da 1 a 10? Sono Caronte e Nightmare, sono gli stessi, eh. Io sono contento così, ragazzi, eh. Siamo in 3. Se n'è andato Nightmare, eh. Nightmare era fortissimo, eh. Per me va bene così. Talmente euforico, ragazzi, che non sento più niente adesso. Per me aver vinto una partita qui è incredibile. Va bene così, ragazzi. Meglio adesso. Meglio adesso. Ultimo tentativo e basta. Stavo controllando se OBS stesse registrando, perché se non mi ha registrato questo episodio di Project Playtime, ci siamo capiti, eh? Vabbè, ragazzi, facciamo quest'ultimo tentativo, ma ragazzi va bene così, eh. Perché non mi hanno dato un achievement su Steam? Io voglio sapere quante persone hanno vinto una partita su Project Playtime. Visto? Come sono bravo a fare enigmi? Tanto credo sia la prima volta in assoluto che completo da solo un totem di puzzle e prendo una parte. Ragazzi, ma non è ancora arrivato il mostro, eh? Cosa sta succedendo oggi? Ma è assurdo, ok. Questo non l'ho mai capito come si fa. Ah, una boxy boo. Ecco fatto. Liberato. Ok, molto bene, ragazzi. Oh, ma sono diventato fortissimo di colpo, ragazzi. Vincere una partita mi ha completamente cambiato... tutto quanto, eh? Vabbè, ragazzi, ho pure completato un puzzle, ho preso un pezzo, insomma, penso sia a mani basse uno dei migliori episodi di Project Playtime che abbia mai fatto questo, eh? Prova a mani basse, abbiamo vinto, cioè. E ho pure capito come fare questo affare. È molto sus mettere questa abilità qua, eh? Mi sa che la compreremo la prossima volta. È molto sus questa abilità, di disconnessione. Ti fai perdere veramente tanto tempo. Va bene, ragazzi. Va bene, basta, va bene così. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questa prima stagione di Project Playtime, che tornerà con Catnap nella fase 4, forse un pochino prima, mo vediamo. Sicuramente avremo una nuova serie horror che ci accompagnerà per i prossimi mesi a venire. Io vi ringrazio per averla seguita di nuovo, ve lo dico due volte per rafforzare il concetto, come direbbe Scheletro incredibile. Abbiamo vinto, godo in maniera incredibile. Ragazzi, siamo livello 9, abbiamo 2350 punti, probabilmente me li tengo questi, oppure potremo comprare qualche abilità. Mo vediamo, magari off camera, potrei comprarmi magari qualcosa, che dite? Ah ma no, ma tanto la roba costa talmente tanto che non mi posso comprare, no, 7000, no niente, stavo dicendo mi compro qualche cosa come non detto. Che cosa con voi e ci vediamo prossimamente con una nuova serie oro e in futuro con Project Playtime. Alla prossima!